Sì, un regalone, non un regalo, perché un imprenditore locale ci ha detto che farà sia la progettazione, pagherà sia la progettazione che la realizzazione del ponte che dovrebbe collegare l'isola alla terraferma, quindi parlerei di regalone, francamente. Sì, l'intenzione di Appello per l'Eco è proprio questa, di rendere fruibile l'isola a tutto il pubblico. Tenete in considerazione che l'associazione è molto contenta della risposta della società civile, dell'imprenditoria, di tutti coloro che hanno messo a disposizione in questi mesi la loro professionalità per consentirci di avvicinarci all'obiettivo finale, che è la riapertura completa dell'isola. Sì, in poco più di 6 mesi da che abbiamo avuto le chiavi dell'isola, tutta la cittadinanza si è impegnata, coalizzata, si è data da fare per rendersi disponibile a aprire l'isola al resto della città. C'è stata una grande attività di volontariato relativamente al parco, al giardino, alla pulizia dei locali e delle immagini. E tutto questo ha reso possibile fisicamente calpestare e visitare l'isola, e questo è il primo step. Ora si apre lo scenario più legato alla ristrutturazione, quindi all'ottenere le autorizzazioni necessarie, alla progettazione di un luogo che accoglie i cittadini che vengono dall'isola, alla immaginazione di spazi che possono essere utilizzo pubblico. Non abbiamo dubbi che i lecchesi, se sollecitati, sono estremamente generosi ed estremamente disponibili, in grado di partecipare e di rispondere ad ogni sollecitazione.